Grazie Presidente. Allora, anche per il precedente emendamento e per questo rispondiamo leggendo l'articolo 95 del regolamento del comune, del Consiglio Comunale, richiamato tra l'altro più volte nella proposta di deliberazione. Quando appunto al primo comma dice che per la composizione e il funzionamento delle commissioni di indagini si applicano, scusatemi, in quanto compatibili le norme del presente regolamento riferite alle commissioni permanenti. Quindi è il regolamento che rinvia agli articoli delle commissioni permanenti dove è previsto non solo una segreteria con del personale applicato, ma anche l'assegnazione del gettone ai consiglieri che ne fanno parte. Tra l'altro, anche di opposizione, giustamente come mi suggeriscono, perché la commissione d'indagine, è chiaro, sarà composta anche da commissari di opposizione come tutte le altre. Tra l'altro, essendoci in presente del pubblico oggi in aula, è bene chiarire che i gettoni di presenza vengono attribuiti ai consiglieri nel numero di 19, nel senso che i consiglieri dovranno fare 19 tra commissione e consigli per arrivare a prendere il massimo dei gettoni di presenza. Se non fanno queste 19 sedute tra commissione e consigli, è chiaro che l'importo viene via via a scalare. Ebbene, io invito il pubblico, anche che ci segue in streaming, di andare a vedere i verbali delle commissioni e dei consigli. Io posso parlare tranquillamente per me, lo scorso mese ho fatto 21 commissioni e 7 consigli, quindi ben oltre i 19. Quindi non è una questione delle gettoni che magari si va a prendere in questa commissione, che è una commissione in più importante, perché sicuramente noi consiglieri, soprattutto di maggioranza, noi li superiamo sempre i 19 gettoni, quindi non è un problema. Noi che siamo le commissioni, invece invito sempre il pubblico, anche che ci segue in streaming, di andarsi a leggere a molti verbali delle commissioni urbanistica o lavori pubblici dove, guarda caso, dei consiglieri passano per 20 minuti o poco più, perché per prendere il gettone di presenza bisogna stare solo 20 minuti purtroppo in commissione. E allora andate a vedere, io chiedo al pubblico di andarsi a verificare queste cose, così vediamo chi lavora nelle commissioni e chi viene solo per prendersi il gettone di presenza. Concluda, consigliera. Certo che concludo, quindi la conclusione è voto chiaramente contrario a questa strumentalizzazione, ripeto, di bassa lega della posizione del centrodestra. Grazie.